come la nostra tradizione, ma in questo caso, come avete visto, proprio perché non solo ho lasciato libertà di voto, abbiamo deciso di lasciare libertà di voto per quanto riguarda questa scelta così importante, dobbiamo rispettare la volontà popolare e credo che con la massima responsabilità tutti quanti i consiglieri spero che daranno una mano, come credo anche per la riuscita della festa, che è una festa di tutti. Allora, quanti sono allora stati i voti favorevoli, quanti contrari, due gli astenuti che sono usciti? No, dunque i contrari mi sembra siano stati due, e ora io numericamente non ho contato, ho visto una quantità di puntini verdi, quindi penso che al di là delle persone che sono uscite e due contrari, tutto il resto erano favorevoli. Che cosa succederà? Adesso abbiamo detto si corre il 20, quindi l'estrazione delle 10 contrate quando ci sarà? Dunque, domani manderò la comunicazione al magistrato delle contrade per le 7 contrade che devono rispondere, quelle che hanno votato contro il palio devono dire se vogliono parteciparvi oppure no. E hanno 10 giorni di tempo, io ho un termine dilatorio di 5 giorni per comunicarglielo, ma ovviamente glielo comunicherò il prima possibile, loro hanno 10 giorni per ritornarmi la risposta se vogliono parteciparvi o meno. E ovviamente poi sulla base del numero dei partecipanti verrà fatta un'estrazione, che la prima contrada la estrae il sindaco e poi a cascata la seconda contrada è stata estratta, estrae la terza e così via. Ma si può ipotizzare il 30 come giorno per l'estrazione? Si può ipotizzare, vediamo un po', sapete vi voglio dare sempre delle indicazioni precise, io ho già attenzionato alcuni maestri pittori per quanto riguarda il dipinto, la realizzazione del cencio, quindi però ho già alcune richieste per quanto riguarda il Masgalano e quindi stiamo mettendo in moto, ci siamo consultati anche nella giornata di ieri con il prefetto e con il questore in ordine ai problemi della sicurezza, c'è massima consonanza e massima collaborazione da parte di tutte le istituzioni, ho telefonato anche a Sua Eccellenza l'Arcivescovo, lo vedrò in questi giorni per la scelta della Chiesa, ovviamente rispetteremo quello, in questo caso è di sua competenza, c'è stato anche un rapporto molto cordiale, un colloquio molto cordiale con l'Arcivescovo e quindi tutte le abbiamo anche chiamato, ma ci dobbiamo parlare in maniera stretta con i vigili del fuoco e quindi se ho dimenticato qualcuno me ne scuso, ma certamente attenzioneremo tutte le autorità e tutti gli enti preposti a questa festa e sono in contatto con il magistrato delle contrade e che mi ha anche dato le sue indicazioni per quanto riguarda la realizzazione del Masgalano e che io ho accettato di buon grado sulla base di coloro che avevano fatto la domanda. Una delle problematiche che è venuta fuori questa sera in consiglio è stata quella dei tempi, delle tempistiche, della richiesta, si richiede anche una revisione del regolamento che la trova d'accordo? Sì, era uno dei punti del mio programma elettorale, ora io non voglio né accampare, i programmi elettorali sono come la trippa, ognuno un po' li tira dove vuole, non voglio accampare, l'importante è che ci sia chiarezza su alcuni aspetti del regolamento, poi quando siamo arrivati a quello, a prescindere dalla primogenitura, credo sia un risultato importante, uno dei punti che credo sia fondamentale è stabilire un termine finale per la presentazione delle richieste di palio straordinario, per esempio, perché se no ci troviamo a questo bivio, non sappiamo mai se mandare se attingere la volontà popolare per sapere se vogliamo fare il palio straordinario oppure rimandarla indietro perché è tardiva. In questo caso io valutando che la democrazia dei popoli forse era superiore a una valutazione meramente temporale dell'arrivo della comunicazione, ho deciso di chiedere ai popoli se lo volevano fare o meno, la risposta sapete qual è stata. Cavalli, ci saranno le prove di addestramento mattutine oppure si opterà per scegliere un lotto di 35 cavalli che hanno già corso, che possono direttamente fare la tratta? Allora l'obiettivo, abbiamo già convocato i veterinari perché anche loro poi sono tutti professionisti, sono tutte persone che hanno anche altri impegni,
l'attenzione dell'amministrazione comunale e di tutta la macchina della festa sarà quella di scegliere soggetti che siano in buone condizioni, che non rischino nulla da un punto di vista della salute del cavallo, e questa è una decisione, queste saranno le indicazioni dell'amministrazione. Poi la decisione sul numero dei soggetti partecipanti, questa dipenderà ovviamente dai veterinari, e per l'addestramento sentirò anche loro se è necessario o meno. Credo sarà necessario farlo almeno una, non certamente non due giorni, semmai un giorno. Quando? Penso a questo caso, non so se faremo il giorno di sospensione come abbiamo fatto per agosto, perché insomma, il tempo è un'incognita piuttosto importante, quindi se troviamo un periodo di tempo che ci consente di fare un rush paliesco tutto insieme, forse accorpiamo tutto. Ecco. Ieri ci eravamo lasciati con gli orari, la prova alle ore 10 la mattina, alle 17 il pomeriggio, forse la carriera tra le 16.30 e le 16.45, si può confermare all'incirca questa prima ipotesi? Sì, sono ipotesi realistiche, ovviamente ci tengo che la popolazione non venga sviata da parte dell'amministrazione, credo comunque più o meno il range degli orari dovrebbe essere questo. Senta, però non ci ha detto ancora se la stazione si fa il 7 o il 30. Io, guardate, siamo in piena azione, credo sia più probabile il 30, poi io bisogna mi consulti con gli uffici, fra l'altro devo ringraziare l'ufficio Paleo, veramente encomiabili, e anche l'architetto Betti che ha dato una disponibilità suppletiva, francamente lo voglio ringraziare pubblicamente, come anche la dottoressa Valerino, insomma sono persone che veramente hanno voluto bene a questa città, ecco, insomma, che vogliono bene a questa città e che stanno facendo anche forse più di quello che li competerebbe. Questo lo voglio dire davanti a tutti. Grazie. Due sono usciti, no? 23 voti. 23 quindi voti favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti che sono usciti dall'aula prima delle votazioni. Questo è il risultato della seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si è tenuta oggi. Tanti giovani che sono venuti ad ascoltare il dibattito, tanti consiglieri che hanno preso la parola per fare delle riflessioni importanti che sono venute fuori durante il dibattito consigliare, proprio su come modificare alcune cose del regolamento, proprio per non ritrovarsi poi all'ultimo momento in tempi così stretti per l'organizzazione di un palio straordinario. E quindi anche la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale di tanti ragazzi di Contrada probabilmente è un segno positivo e di partecipazione. Dunque 23 sì, 2 no e 2 astenuti che sono usciti dall'aula, quindi viene approvata il palio straordinario a larga maggioranza. Si correrà dunque il 20 di ottobre, abbiamo appena sentito il sindaco e poi nei prossimi giorni torneremo ancora, ovviamente come sempre fa Canale 3, a parlare di palio, di un palio davvero fuori dall'ordinario. Grazie a tutti per averci seguito, una buona serata su Canale 3.